Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Nel video di oggi, un video che mi è piaciuto tantissimo realizzare, l'ho realizzato insieme a voi. Proprio come vi dicevo in uno dei video precedenti, incomincerò questa nuova rubrica dove sarete voi a suggerirmi l'idea da realizzare e io in uno dei video andrò appunto a realizzare le vostre idee, i vostri progetti. Se volete lasciare anche voi la vostra idea, scrivetemelo sotto nei commenti oppure inviatemi le foto sui vari social. Comunque giù nell'info box vi scriverò tutto. Per il mese di febbraio ho scelto un'idea di San Valentino che mi ha suggerito Francesca, che tra l'altro è anche la persona che mi ha ispirato a realizzare appunto questa rubrica insieme a voi. Quindi mi sembrava giusto realizzare un suo progetto. Per il mese di febbraio il tema è San Valentino oppure Carnevale, quindi ho scelto di realizzare un progetto dedicato a San Valentino. Io mi sono divertita davvero tantissimo a realizzare questo progetto. Mi piace questa tipologia di video, spero che piaccia anche a voi. Magari la prossima volta cercherò di realizzarlo un po' meglio. Questo è stato, diciamo, una sorta di esperimento. Quindi, per il mese di marzo il tema è la primavera e Pasqua, quindi lasciatemi sotto nei commenti le vostre idee, i vostri progetti dedicati a Pasqua o alla primavera, appunto. Io aspetto tantissimi, tantissimi vostri suggerimenti. Mi raccomando, lasciate un commento. E niente, andiamo a scoprire il progetto di Francesca e ci vediamo dopo. Ciao! Dunque, per realizzare l'idea di Francesca abbiamo bisogno di pasta modellabile. Io ho scelto la pasta di sale perché in questo modo ce la possiamo avere tutti a disposizione. Un cartoncino colorato, io l'ho scelto rosso proprio perché riprende il colore di San Valentino. Uno spago, un foglio di carta bianco, dei glitter, io ho scelto questi qua di tre colori, sempre intonati con la festa di San Valentino, quindi bianco, rosa e rosso. E poi, ovviamente abbiamo bisogno di una penna, le forbici e la colla e io ho aggiunto, ma solamente per decorare, un nastrino e una nappina. Andiamo ora a seguire le istruzioni di Francesca e a realizzare il suo progetto. Come prima cosa vado a realizzare il cuore con la pasta modellabile che, come ripeto, io ho scelto la pasta di sale perché così ce l'abbiamo tutti quanti a disposizione. Potete anche utilizzare ovviamente una qualsiasi altra pasta modellabile come per esempio il DAS o il Fimo. La cosa che sicuramente mi piace di più di questo progetto è poter giocare con la pasta di sale. La pasta di sale è uno di quei giochi che qualsiasi età abbiate, secondo me è sempre bella da utilizzare, da modellare. Usando il mattarello con lo spessore di 5 mm vado a realizzare appunto uno spessore della pasta di 5 mm in modo da renderla tutta dello stesso spessore. Se ovviamente non avete il mattarello regolabile, pazienza, fate come avete sempre fatto con un normale mattarello oppure anche con le mani. Adesso vado a realizzare il cuore, quindi ecco qua il cuore, utilizzando lo stampo da biscotto. Adesso vi mostro anche come realizzarlo se non avete gli stampi. Comunque questo è il mio cuore e su questo qui, dato che ci siamo, ho pensato di realizzare un altro cuoricino all'interno. E qua vado ad utilizzare invece un altro metodo per realizzare il cuore se non avete lo stampino, nel caso non abbiate lo stampino, perché insomma immagino che non tutte abbiate lo stampino a forma di cuore. Nel caso non abbiate gli stampini a forma di cuore, possiamo realizzare una sagoma, insomma, che ci aiuterà per realizzare il cuore poi sulla pasta di sale. Semplicemente vado a piegare a metà il mio foglio
vado a realizzare mezzo cuore. Lo vado a ritagliare sempre tenendo piegato a metà il foglio, e una volta che lo vado ad aprire, appunto, avrò realizzato la sagoma del mio cuore perfettamente simmetrica, e quindi posso utilizzare questo come stampino. Quindi, se non avete lo stampino, andiamo ad utilizzare questo qui, lo vado ad appoggiare sulla pasta di sale. E poi, con l'aiuto di un coltello, io utilizzo questa spatolina qua, vado a tagliare il contorno del mio cuore facendo riferimento appunto alla sagoma che ho realizzato con la carta. Ecco qua l'altro cuore, tolgo la pasta di sale. E anche qua vado a togliere il cuoricino in mezzo. A questo punto devo semplicemente aspettare che la pasta di sale si asciughi, quindi intanto continuo a realizzare il resto del progetto. Dunque, sono passate 24 ore, le formine di pasta di sale si sono asciugate, adesso andiamo a continuare il nostro progetto. Allora, come prima cosa vado a limare i bordi perché sono irregolari e mostrano un po' di imperfezioni, e quindi io vado a renderli tutti più lisci in modo da rendere il tutto un po' più carino. Dunque, per il mio progetto continuerò con questo cuoricino qui, quindi metto da parte questo per il momento e vado a dipingere questo, che ho pensato di dipingere quello interno completamente di rosso e quello esterno con il rosso glitterato, ed eventualmente, se non mi basta, aggiungerò anche questi brillantini che hanno anche la forma del cuoricino. Io l'ho colorato con gli smalti, ma ovviamente se volete potete utilizzare anche i colori a tempera o i colori acrilici, una qualsiasi altra vernice vogliate. Eventualmente potreste utilizzare anche dei vecchi pennarelli, sappiate però che la punta tende a rovinarsi. Vado ad aggiungere alla fine anche un po' di glitterini perché così non mi piace. Andiamo avanti, vado a creare la mia stella, vado a tagliare la mia stella con il cartoncino. Quindi prendo un foglio di carta, in questo foglio di carta andrò a realizzare la mia stella in modo da poterla poi ritagliare in modo esatto nel mio cartoncino. Ecco, più o meno la stella dovrebbe essere così. Questa sarà la sagoma più o meno della mia stella. E adesso, tracciando i bordi della mia stella sul cartoncino, posso andare a tagliarlo. Realizzare le stelle è sempre una cosa un po' difficile, perché secondo me è una delle forme più complesse, anche perché comunque dovrebbe avere 5 punte perfettamente identiche. E io ancora non ho trovato la tecnica per realizzare la stella perfetta, quindi siccome tra di voi ci sono tantissime creative che sono anche molto più brave di me, se voi conoscete il trucchetto o la tecnica per disegnare una stella con le 5 punte identiche, lasciatemelo scritto nei commenti, che così magari ci provo anch'io. Ecco, questa è la stella che ora vado a ritagliare. Allora, adesso in questa stella
seguendo le istruzioni, devo incollarci il cuore al centro e realizzare una frase da incollare invece sulla punta. Quindi andiamo prima a realizzare il biglietto, che io vorrei realizzare con la forma di un banner. Ok, vado a ritagliare, vado a cancellare le linee che ho tracciato. Ora qua vado a scrivere la mia frase. Dunque, la stella ce l'ho, il banner ce l'ho, i cuori ce li ho. Adesso vado a realizzare il foro. Per realizzare il foro mi appoggio su un pezzo di spugna e poi con un ago, con uno stuzzicadente o con qualsiasi cosa di appuntito vado a realizzare il foro. Non fatelo troppo sulle estremità perché rischiate che si strappi il cartoncino. Io lo faccio qua un po' più nel mezzo e il cartoncino, quindi ecco, si è anche rotta la punta dello stuzzicadente. È un cartoncino, non è carta, quindi ci sarà un po' più di difficoltà. Ecco qua. Ok, realizzato anche il foro. Ora vado ad incollare il banner. Quindi con la colla stick vado ad incollare il banner. Ecco qua. Allora, vado ad incollare prima il cuore grande. Centro. E ora il cuore piccolo. All'interno. Ok. Allora, a questo punto non mi resta che decorare la stella con i glitter. Io ho scelto bianco, rosa e questo rosso qua, che vorrei incollare in modo sfumato, ma vorrei glitterare solo diciamo fino a metà punta. Adesso vediamo se la cosa è fattibile. Ok, ora vado ad incollare un po' la volta il glitter e mi aiuto con un pennello e comincerei utilizzando un po' di rosso. Forse più che il pennello funzionerebbe meglio una spatolina. Ed infine quelli bianchi. Allora, nel cartoncino sembrano tutti uguali. Speriamo che poi quando si asciughi la colla si veda un po' la differenza. Ok, dunque la colla si è asciugata, ora vado a togliere tutti i brillantini in eccesso. Ok,
e vado ad appendere il gancetto. Allora, vado a tagliare un pezzo di spago, direi che lungo così va bene. Ora vado a passare il filo all'interno del foro in modo da realizzare il gancio per appenderlo. Allora faccio il nodo . Vado a portare il nodo nel retro, così resta nascosto, ecco qua. Il gancio l'ho realizzato. Io inizialmente avevo deciso di incollarci anche questo qua dietro, però vedo che è già bello così. E poi volevo incollare anche il fiocco qua sopra, ma mi sembra davvero esagerato, quindi alla fine lo lascerò così. E niente, questo è il risultato finale. Io ringrazio ancora Francesca per aver condiviso con noi il suo progetto creativo. Io direi che il risultato finale è assolutamente promosso. Pensavo che, se volete che resista di più, potreste utilizzare della gomma crepla o del feltro spesso per realizzare la stella. In questo modo sarebbe un pochino più resistente, ma anche così va già molto molto bene. Dunque, eccomi qua con il progetto di Francesca realizzato. Io spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto un po' di compagnia. Noi ci vediamo con questa rubrica il prossimo mese. Mi raccomando, lasciatemi il vostro commento con il vostro progetto, la vostra foto, la vostra idea, quello che volete. E prestissimo ci vediamo con un altro video. Ciao!